microfono, io non mi piace parlare seduto. Beh, innanzitutto come presentazione tengo a dire che collaboro, sono responsabile commerciale dell'azienda di famiglia, perché dobbiamo sapere che il territorio Veneto, che stanno ahimè smantellando, è imperniato sulla piccola impresa. Il 96% delle nostre aziende sono aziende medio-piccole ed è per questo che noi dobbiamo, e siamo qui stasera, proprio per difendere questo territorio, per difendere il nostro tessuto economico. Faccio una premessa, Nicola ha parlato giustamente di Associazione Democrazia Diretta, ma io sono il primo consigliere portavoce di Indipendenza Veneta. Non so quanti di voi conoscono, se magari alzate la mano, hanno già sentito parlare di Indipendenza Veneta. È una buona parte. Questo ovviamente lo dico perché è giusto anche fare una presentazione, perché abbiamo fatto un 2014 come Movimento Indipendenza Veneta straordinario, e parlo come movimento, non certo come anno italiano, e adesso partiamo alla grande, perché vedo stasera la sala quasi gremita, anche nel 2015, anche se, apro la parentesi, il nostro Capodanno sapete che lo festeggiamo il 1° di marzo, non oggi. Cosa importante, questa sera abbiamo invitato anche tanti amministratori perché volevamo parlare proprio dei numeri che si trovano purtroppo ad affrontare i nostri amministratori, perché restano ormai le briciole delle briciole. Questo Stato sta prendendo tutto, un po' alla volta, i trasferimenti cominciano ad essere sempre minori, abbiamo portato anche, e ho qui una scaletta, dei vari comuni, magari anche limitrofi della zona, per poi analizzare e vedere questi dati assieme, magari la teniamo per ultima, proprio per vedere quanto diamo a questo Stato malato e quanto poi riceviamo indietro. Ed è una cosa assurda, perché loro per primi sono testimoni di questo, non ci sono neanche più i soldi per l'ordinaria amministrazione. Per quanto riguarda l'Indipendenza Veneta, è giusto spendere due parole. Noi l'anno scorso abbiamo varcato una linea rossa che sembrava invalicabile ed è quella della legge 16, la nostra legge 16 che abbiamo fatto approvare noi e che la giunta regionale del Veneto ha subito, però sembra sempre dimenticare questo, perché è stata approvata il 12 giugno alle ore 17:42, questo lo dico sempre perché siamo stati lì io e Alessio Morosin e altri ragazzi Indipendenza Veneta per 3 giorni a Palazzo Ferrofini, perché volevamo a tutti i costi che questa legge passasse, l'abbiamo sostenuta oltre ad averla scritta e poi alla fine è stata approvata, ma è stata messa in un cassetto, come era stata messa in un cassetto anche la nostra proposta di legge, come è stata dimenticata un po' anche la risoluzione 44, ma non da noi. Noi invece ci battiamo ancora perché il nostro obiettivo resta unico ed è quello per il referendum per l'indipendenza. Non abbiamo altri obiettivi, ci siamo sempre posti questo da quando siamo partiti, da quando è nato il nostro movimento, ormai stiamo arrivando ai 3 anni e vi assicuro che è difficile perché noi non abbiamo trasferimenti da parte di qualcuno, non abbiamo i rimborsi elettorali di nessuno, quello che facciamo lo facciamo con le nostre risorse. Pertanto questa sera in modo brutale invito proprio tutti a partecipare attivamente a quello che sta facendo Indipendenza Veneta, a partecipare anche dando delle risorse, perché ciascuno di noi può dare qualcosa, se tiene al nostro territorio e se è convinto che noi possiamo farcela da soli. E ripeto una cosa, perché la ribadiamo sempre, noi non siamo contro l'Italia, non siamo contro nessuno, vogliamo solamente ridare dignità a questo popolo, che ha subito, lo sapete bene, meglio di me, oltre 100 suicidi negli ultimi 3 anni, che noi abbiamo definito istigazione al suicidio, perché questo Stato istiga il suicidio, ti toglie la dignità quando togli il lavoro a un veneto, non è come togli a qualcun altro, noi viviamo del nostro lavoro, e loro l'hanno dimenticato sta cosa. E purtroppo vediamo gente disperata, io quando la notte vado a letto, e non lo dico adesso per così per farmi bello, per autoreferenza, però penso sempre a quelle famiglie, a quei bambini che non vedranno più il loro papà e la loro mamma, ma non perché erano dei disgraziati, dei delinquenti, perché per la vergogna di non aver conservato il posto di lavoro, per non riuscire a portare a casa il pane, non la Ferrari, il pane ai propri figli, si sono tolti la vita. Per uno Stato che, come sapete, ha portato la pressione fiscale al 68,6%.
Stasera abbiamo qui anche la fortuna di avere un ospite illustre come il dottor Bellati, che ci darà anche una panoramica ampia di quello che è il Veneto. Ecco, questo è lo scopo, questa è indipendenza veneta. L'obiettivo resta sempre lo stesso. E non ci piace essere definiti venetisti o secessionisti, ma noi siamo veneti e basta. Come Repubblica, attraverso un sociologo come Ilvo Diamanti, ha pubblicato proprio l'anno scorso che il 55% dei veneti vorrebbe votare sì al nostro famoso referendum, al quesito, vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana. E allora non vogliamo, ripeto, essere definiti con termini che non ci vanno bene, assolutamente. E non vogliamo uscire da nessuna parte, che siamo stati aggregati all'Italia nel 1866. Si chiamava già Regno d'Italia nel 1861. Noi siamo stati semplicemente aggregati con un plebiscito che gli storici hanno definito truffa, ma anche in quell'occasione hanno dovuto chiederci, perché già eravamo un popolo con 1100 anni di storia, non con i pochi anni di ingloriosa storia italiana. Pertanto non vogliamo uscire dall'Italia, ma vogliamo che l'Italia, le istituzioni italiane, escano dal Veneto. È un'altra cosa completamente diversa. Io innanzitutto tengo a dire e a ringraziare i ragazzi di Indipendenza Veneta perché stanno facendo un lavoro straordinario. Spesso dimentichiamo questa cosa e per non dimenticarla voglio ringraziarli all'inizio del mio discorso. Per prima di questa serata, nel territorio del Campo Sampierese, l'area proprio di Campo Sampiero, ha fatto 7 serate, 7 piccole serate, però importanti per legare il territorio, per far vedere che ci siamo, per parlare con la gente. Questa è Indipendenza Veneta. Abbiamo suddiviso il Veneto in tante aree e siamo ovunque. Non ci siamo mai riposati un solo minuto, tant'è vero che anche a Ferragosto eravamo a Venezia, davanti a Palazzo Ferrofini. Abbiamo fatto gazebo ovunque, abbiamo riempito le strade del Veneto, dalla Gardesana alla Statale 47, anzi adesso è diventata provinciale, o declassata, che forse così è competenza della provincia, non più dello Stato mantenerla. Abbiamo fatto di tutto, dal mare alla montagna, perché siamo presenti ovunque per portare un unico messaggio, e è quello di convincere il popolo veneto che l'indipendenza e non l'autonomia ci darà la libertà. È utile fare questo distinguo perché nelle ultime pagine dell'altro ieri, anche sui quotidiani locali, ho letto ancora questo riavvicinamento da parte di qualcuno che voi già sapete, verso l'autonomia. Ecco, la signora ha detto il nome giusto. Verso l'autonomia. Allora, è utile dare una definizione e la distinzione tra autonomia e indipendenza. E qualcuno continua a dire, dicendo un sacco di bugie, che è propedeutica all'indipendenza, ma noi sappiamo bene che così non è. Vero è che l'ultimo disegno di legge di Bragantini, della Lega Nord, ma non voglio fare critiche a nessun partito, è stato bocciato dalla Commissione Affari Costituzionali. Allora sarebbe utile adesso mettere da parte le velleità per l'autonomia, perché questo Stato fallito, e i numeri lo dimostrano, che ha bisogno anche del TFR dei dipendenti, di togliere liquidità anche alle aziende, anche su questo, secondo voi rinuncerà mai al residuo fiscale che il Veneto dà? Perché l'autonomia si chiede, l'indipendenza invece si esercita, ed è un nostro diritto. Allora adesso abbiamo tutte le carte in regola per farlo valere questo diritto. E la colpa adesso, se non arriviamo all'obiettivo, è solamente nostra. L'indipendenza soprattutto, e l'ho ribadito anche ieri sera, in una serata che abbiamo fatto con 40 imprenditori nel Trevisano, è una forma di responsabilità soprattutto. Perché non possiamo più poi demandare agli altri e dire no, governo ladro, ma non mi fai la strada, non mi fai la scuola, no. È una forma di responsabilità.